Face. Salvo, si sta salvando. Un attimo, subito salvo. Ah, mi sento vecchio, ho mal di schiena. Via. Come stai, Face? Da quanto tempo? Non so se lo voglio sapere, parte male la domanda. Se mi rispondi con un'altra domanda. Ciao Sefirotto! Quanto è difficile catturare Zapdos su Y? Ma non dovrebbe essere difficile. Ah, perché se non sbaglio gli uccellacci. A parte che ce n'erano uno per gioco. Credo. Mi pare, a seconda dello starter che hai scelto. Era quello? Sì, lo devi incontrare 10 volte, esatto. Però guarda che sul Silver invece i cani leggendari erano veramente un palmo di dietro catturarli. Quelli sì che erano difficili. No, se non sbaglio c'era un metodo per farlo spawnare Faze, ora non lo ricordo perché sono passati tanti anni, ma se googli dovrebbe esserci qualcosa, qualche suggerimento, perché ricordo io di averlo fatto easy. Sto bevendo del caffè latte nel frattempo. Quale starter hai scelto tu? Io ricordo di aver scelto Froakie. Perché Greninja è spettacolare. Bentornato. Ok, metto da parte il mio caffè latte e iniziamo a giocare. Innanzitutto, appena iniziamo a giocare, dobbiamo salvare. Carica. Capitolo 5, capitolo 6. Il sole. 3 ore. Eh? 4 ore. Sì, ma se non sbaglio c'era un punto dove spawnava facilmente se tu facevi qualcosa, tipo entrando e uscendo da qualche città, non ricordo di preciso, però ricordo che c'era un modo che ti facilitava appunto l'apparizione della divina creatura. Delphox, devo essere sincera, non piace manco a me. L'ho rivalutata perché prima mi faceva proprio cagare, adesso devo dire che è così, è carina, insomma. Però Greninja è Assistente Greninja. idroponica, dottoressa Elizabeth Cross. Sono felice di poter dire che stiamo lavorando a pieno regime in questo momento. La flora è in buone condizioni e si sviluppa bene, tanto che abbiamo un surplus di cibo. Volevo trasferirlo alla colonia, ma il capitano ha bloccato qualsiasi volo. Voglio che sia registrata la mia opposizione a tale ordine. Tutti sanno che laggiù sono nei guai e non capisco per quale motivo dovremmo negare loro la nostra eccedenza. Oh, qua dentro c'è qualche tesoro nascosto, sicuro. I gessi, ragazzi, qui incontriamo James. No, no. Ma ti pare che per inizio incontro la mia nemesi?
tutto regolare. Tutto bene, tutto a posto. Female. Tizio mi ha detto che i leggendari di spada non li puoi ricatturare. Merda. Allora mi sa che finché ho voglia provo a fare shiny hunting per i leggendari. Magari li faccio pure in live la mattina. Oh, che ce frega, che ce importa. Tanto teoricamente il DLC, la parte principale del DLC è finito. Finita. Dovrei cercare gli altri leggendari, tipo i regi e i cellacci. Oh, ciclo di annaffiatura avviato. I Pumaroru, guardate. Questo sta morendo male. Sarò salvo. Non toglierti. L'aria è contaminata. Ma ci sono le zucche qua. Incredibile. Si è chiuso dentro il deposito dei viveri. L'ex equipaggio di questo ponte. Penso che siano loro a contaminare l'aria. Sono stati trasformati. Facendoli con un altro account, suppongo che puoi ricatturarli, ovviamente. Gonfio. Mostruoso. Cubatrici di veleno. Dobbiamo distruggerli finché possiamo respirare. In quel modo magari aggiri il sistema. Pensavo che fossi morto. Ti serve dell'aria pulita. Nelle tue condizioni non sarai in grado di aiutare Isaac. Isaac, sto esaminando la zona. Ha ragione, c'è qualcosa di enorme nel deposito dei viveri. Qualcosa di enorme, ragazzi. Ma i dati non sono enorme. Chiari. Ricordo un boss in questo livello. Stai attento. Che non è il buco di culo. Del deposito dei viveri, ma non posso sbloccare la serratura. Distruggi i bozzoli tossici e riporta l'aria a livelli normali, così potrai passare e usare il veleno contro il Leviatano. Vero, vero. In caso se quelli che ho già catturato, potrei ricatturarli col secondo account. Allora, intanto vendo un po' di roba. Ho solamente un nodo. Pack di stasi, di pack piccolo, medio. Potrei comprare qualche nodo effettivamente. Chi è che mi scrive senza il mio permesso? Allora, acquisto qualche nodo. Comunque ragazzi, se il 30 vi spoilerate Little Hope senza di me, io mi offendo, ve lo dico.
Al medipack piccolo potrei anche usarlo. Ma la bombola. Vabbè, per adesso. Adengo. Immagino che il fatto che Hammond sia vivo dovrebbe farmi felice, ma non mi fido di lui. Secondo me ci nasconde qualcosa sul marchio. Ma che dici? Ovviamente da me non si sa quando, però prima o poi magari. Ma io devo andare là, quindi insomma, vediamo che c'è dentro queste stanze. Tristezza. Poi angoscia. Però posso potenziare. Allora, la plasma rig. Ah, ma è quasi tutto potenziato, eh. A sto punto faccio tutto così. Poi no, io voglio l'obiettivo, scusate, ho fatto tutto. Ma vabbè. La malplasma. Velocità. Capienza. E ricarica. Poi dovrei potenziare anche la stasi. Esatto, ciao Moreno. Cribius, ma pensavo di essere a posto, ma mamma, riammazzato. Dammi. Dai, che se oggi siamo bravi riusciamo a fare altri tre capitoletti. Ok. Io non mi fido. Quindi un'altra botticella. Era vivo, eh. Era vivo. Voleva prendermi in giro. Che succede, FaZe? Non mi fa spaventare. Sei in disagio mode. Nah. Non lo so. Ciao Ricky. C'è il boss, vero? C'è un boss in questa stanza, lo ricordo. Ricordo vagamente qualcosa. Un coso enorme, credo. Qualche burino. Un maroro ovunque. Chi è? Fermo. Vabbè, i gemelli qua del destino. A posto, che dite? Chi è? Ma cosa? Uno dietro, Jack, aiuto! Leon! Ma che è su bru 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 bru? Non mi fido. Fidarsi è bene, non fidarsi è Gilla, si dice. C'è qualcuno con l'asma, eh? Cristo! Ma cosa?
Smettila di saltarmi addosso. No, 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 tu stati fermo perché abbiamo delle cose da... Okay, dovrebbe essere a posto pure lui. Ok, dovevo ammazzare questi con l'asma, praticamente. Nice. Crediti. Ragazzi, se urlo, tappatevi le orecchie. Non mea culpa. Ciao asma guy. Comunque secondo me, ragazzi, Dead Space non è affatto invecchiato male. Qua ci sono i pomodori. Però mi dice che devo andare qua. Ah, ma c'era il coso. Sento un burino nei dintorni. Vabbè. Ti fa urlare di più la musica e gli effetti sonori. Questi cretini. Ma perché? Ci sono dei rumori. Cioè, dei versi come se fossero delle scimmie. Ma li sentite sti versi? Tipo giungla. Mi ha fatto venire voglia di giocarci da ieri, tipo, dai. Qualche infartino lo prendi mentre giochi. Infartino è... ormai un parolone. Comunque, che cacchio devo fare? Una remaster di Dead Space? Non saprei onestamente. Perché appunto va bene che lo sto rigiocando su Xbox One. Quindi anche se è un gioco 360, una volta diciamo che ottimizza, è ottimizzato su Xbox One. Però non la sento proprio questa necessità di una remaster, se devo essere sincera. Si può anche giocare così. Siamo a livello 2. Ecco, un nuovo capitolo magari. Rilevati elementi tossici nell'atmosfera. La manutenzione è stata allertata. Un nuovo capitolo sì, ma ripeto, non deve essere come il terzo. Io voglio un horror, non un action. Se voglio un action, cambio gioco. No, il primo secondo me è proprio horror. Soprattutto giocato la prima volta. Io ricordo davvero che, insomma, al buio, giocato da sola, gli infarti li ho avuti. Sto andando nella parte opposta. Gli esplosini. No, vado all'obiettivo allora prima, dai. No. Jesus. Già il secondo è meno horror un pelino, anche se ha delle ambientazioni veramente fighe. Però è già più action rispetto al primo. Il terzo proprio nope. Mi sa che qua devo venire dopo, quindi prima vado a fare l'obiettivo, ma...
Esatto, lì che già nel 2. No, nel 2 non c'è la co-op è nel 3. Il 2 tra l'altro l'ho rigiocato tipo un paio di anni fa per il platinage e mi ha fatto bestemmiare perché c'erano tipo 3 save massimo da fare alla massima difficoltà, ma non era quello il vero problema. Il vero problema era che il gioco crashava o si buggava ogni 2x3. Infatti ho bestemmiato un sacco di volte per questo motivo. Però alla fine ce l'ho fatta. Asmagai? Ah, è qua. L'ho visto. Non ho fatto niente. Me ne posso anche andare. Ma alla fine non l'hai platinato, Ricky? Cioè, hai rinunciato? Anche secondo me un horror con la coop perde in atmosfera, dico. Però magari se ci sa fare complessivamente. I bambini, sì, quando sei nell'asilo praticamente spawnano i bambini. Che rompipalle che erano pure. Eh no, eh no, eh no. Ups, ho sbagliato. Devo abbandonare qualcosa, io direi il combustibile. Ma Christius! Si è ripreso il combustibile, sto burino. Grazie, gentilissimo. Accesso a gravità zero. Perché ho un brutto presentimento? Vabbè, l'ho appena scartato il combustibile. Ma vedi il gioco che mi prendi per il culo? Calla. Che poi nel secondo c'erano anche le trappole ambientali. E quindi se sbagliavi era game over. Quante bestemmie. Ricordo che mi sto infartuando per il platino. E poi alla fine c'è pure il coso dell'occhio. Quando gli si infila l'ago nell'occhio e devi stare fermo. E ho sbagliato. Uscita da gravità zero. Ho sbagliato lì perché ero tesissima e è morto. E quindi mi sono dovuta Accesso a rifare non so gravità quanti zero. capitoli. Mamma le bestemmie, ormai lo sapeva a memoria quel gioco. Ah, ma sono trappole, sono tipo aghi. Che poi a me faceva impressione di suo, eh. Perché non vado d'accordo con robe negli occhi, mi fa davvero impressione. Perché dice di no? Ci vado camminando. No? Chi è?
Ho sbagliato pulsante, che ho sprecato un coso per curarmi. Allora, tutte quelle cose là mi fanno sorgere un dubbio. Scusate. Che minchia devo fare? Ma lì ci sono le tra... Ah, ma scusa. No, io sono arrivata da qui. E mi sono infilata qui. Aspetta, vediamo se mi giro così. Vediamo se ora mi fa infilare lì. Ciao Rick. Troppo vicino. Facciamo così, magari camminando. LOL. Vabbè. Uscita. No comment. Proprio zero comment. Easy. Era più facile. Oh shit. Sistema di filtraggio operativo. L'accesso alle condotte di filtraggio è molto pericoloso. È molto pericoloso. Va bene. Ecco perché avevo un brutto presentimento. Pronto. Pronto. Sicurezza. Grazie al cielo. Sono la dottoressa Cross nell'idroponica. Sto cercando l'ufficiale tecnico. No, non è un indie, è Dead Space. Non riesco a contattare il ponte tecnico. Certo che so che c'è un allarme medico sull'intera nave. Per questo lo sto cercando. No, per ora siamo al sicuro, ma il trasporto non è attivo e non possiamo arrivare alle capsule. Pronto. Evidentemente non era pronto. No, io mi faccio esplodere, ragazzi. Lasciamo stare, va? Attenzione, perché qui, allora, già che mi mette sta roba, mi sta dicendo... che ho un problema. No, 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 torna indietro, torna indietro. Ma che sei scemo? Spara. No, sto giro crepo. Malissimo pure. Riacchi, ma è arrivato il coffee, però mi stanno drogando di caffè oggi. Sta parte è un parto, nel senso che sono morta. Ah, Cristo! Non mi ammazzano troppo, non mi ammazzano... Stai fermo, fermo che ti sto sparando. Easy, easy. Perché sento un rumore che non mi piace? Ok, era solo la mia impressione. È stato facile, no? Ma ti ho salutato, Zakar. Non mi ricordo. Comunque, ciao, Zakar. Ti ho detto che dovevi salvare, mannaggia. Ma me lo devi urlare. Se vedi che non l'ho fatto, urla. No, ma lo percepisco per osmosi. Good. Allora, da quella parte. Quindi, prima. Andiamo qua, ovviamente. Guardate che c'è il segreto segretissimo del livello. Medikit. Lame che non ci servono e nodo energetico. Visto? Che grandi premi.
per grandi avventure. Ragazzi, cosa streamo dopo Dead Space? Sto qua? Ma mi sta drogando, ma anche perché l'ha fatto tardi dopo pranzo, che io tra l'altro non avevo manco pranzato. Erano le 2:30 passate. Ma Vampyr è un po' gioco di ruolo, secondo me va annoiate. Poi mi sono fatta il caffè latte prima dello streaming, un'altra volta caffè, mi sa che mi prenderà qualcosa. Massa da 10 kilotonnellate rilevata nel deposito dei viveri. Mi rifresco un attimo la memoria, ma la tuta bianca da dove arriva? Non è quella fine del gioco? Ricky, ti dico la verità, me l'ha fatto installare quando ho installato il gioco, quindi credo sia una specie di DLC. Scusate, bevo il coffee. Se non muoio adesso, ragazzi, con tutto sto caffè. Mi devo lavare i denti. No, dai. Mi si stanno marcendo con sto caffè. Una sensazione troppo brutta per il caffè. Cristo! E non lavarsi i denti! State fermo! Ma ti ammazzo così, ciccio. L'altro magari no. Io vorrei sapere cosa ci fanno le scimmie in Dead Space. Che sta dicendo? Non si capisce niente. Da quella parte. Scusa. Vabbè, lasciamo stare. Il caffè ristretto, stavo cercando di levarmelo dalle scatole, però ogni volta che dico a mia madre no, ogni tanto si dimentica, me lo porto lo stesso e quindi alla fine ho gettato la spugna per adesso. Bene. Il cappuccino è il mio amore, però a casa o compro le bustine oppure nada, perché non ho la macchinetta per farmi il cappuccio. Altrimenti vado di caffè latte. Cristo, stavo parlando, cicci. Vabbè. Avete un po' la madre, eh? Sì, pure io quando lo compro, compro quello Nescafè. Anche il ginseng, però secondo me non è la stessa cosa. Il ginseng del bar è tutta un'altra roba. Devi provare il latte senza latte, Face. Il latte di soia. Ok. Ho 20.000 medipack medio. Ma quanti cacchio ne ho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vendiamolo uno, dai. Ne voglio fare sorda. Voglio acquistare nodi. E che ci fa un uccello qua? Mi facevano cagare. Sì, non è la stessa cosa, confermo. Perché ho provato il latte di soia. È molto leggero, ma è un latte che non sa di latte. Però non era malaccio, devo dire. Aveva un
so perché, anche se... Comunque io sono a periodi, a volte non riesco a bere il latte perché mi sveglio col mal di pancia oppure con la pancia gonfia. Invece a volte non mi fa né caldo né freddo, non so da cosa dipende onestamente. Caffè corretto alla Sambuca alle 7 del mattino, in sti cazzi. Deve avere proprio delle giornate molto pesanti. Vabbè. Allora smetti di sputacchiare. Vabbè, ma allora sei scemo. Sei... Muori. Che volgarità è questo mostro. Potrei usare un nodo, ma credo che non lo farò. No, io non sopporto comunque più il retrogusto del caffè, ma più che altro mi dà fastidio proprio le gengive. Rilevate anomalie vegetative nella camera di sviluppo est. Perché ho un bruttissimo presentimento adesso? What? Che dice? Rilevata anomalia pericolosa. Quarantena attiva. Ma te pareva! Ah, vabbè, c'è Bungo Bongo. Ma sono in due? Ditemi di no. Ma lo giri sto robo! È fatto con i proiettili attraverso. Non mi fa passare dietro. Va bene. E uno. Bellissimo nodo energetico. C'è niente. Carichiamoci. Sento un altro Asmagai. Al piano superiore. Devo andare all'ascensore, vero? Vasca nutritiva. Ah, ok. Sostituzione vasca nutritiva. Ma ce la faccio a sparargli da qua? È morto? Sì. Non ci sono segreti, vero o no? Livello 2.
Livello 2. Guardate quante cose belle. Che strano. Registro idroponica, dottoressa Cross. Qualcosa di enorme ha appena urtato lo scafo vicino al deposito dei viveri. Non era un asteroide, avrei riconosciuto il rumore, ma era grosso e pesante. Cercherò di saperne di più. Ragazzi, era grosso e pesante, dice. Vedete se a sto giro muore. No. Bello 2. Ciao Mortimer. Non mi ha nemmeno sfiorato il panzone. Ciao Morro. Dove devo andare? Di qua. Nodo. Diventando ricca. Un attimo che salvo, altrimenti FaZe, ragazzi, si arrabbia. Non vogliamo mica farlo arrabbiare. Ok. Cristo! No! What? No, con la mira del Caspius. Panico, paura. Non lo ricordavo questo, Ma io non lo ricordavo qui. Sto schifo. Sono tempo. No, io voglio sentire solo Dario. Sono sceso qua giù per trovare la dottoressa Elizabeth Cross, ma lei non c'è. Non c'è nessuno, solo quella schifezza organica dappertutto. Andrò a controllare sul ponte minerario, è l'unico posto dove non ho guardato. Accesso a gravità zero. Shisha. Ah, ma sto tornando indietro, lol. Oh, Jesus, why? Sì? E poi dove? Ma perché mi cambi coso? E poi? No, sono morta! Mannaggia! Muoro! Non ce ne frega, Temple! Questo perché non si capisce un cazzo. Accesso a gravità zero. Queste morti non contano! Non contano affatto. Ma da qua già? Ah, perché prima ho fatto così.
Il problema è proprio quello che non si capisce una minchia. Poi non posso puntare più su, fare così e andare direttamente là o là. Oppure là. Devo vedere se mi fa teletrasportare là. Teletrasportare, insomma, avete capito? Quella cosa lì. No, è troppo lontano forse. Ok, capito, io ci ho provato. E vabbè, ma mi gira tutta la telecamera, sei proprio stronzo. Sono tornato indietro, mi sa. No, forse no. Ah, c'è Asmagai. Io bestemmio però, devo farlo per forza, ragazzi. Vabbè. Intanto purifichiamo l'aria, magari. Spostati. Quella era l'ultima. Nel controllo atmosferico c'è un comando per attivare il riciclo di ossigeno. Quando l'aria sarà pulita potrai entrare nel deposito dei viveri. Isaac, completa questi rapporti. L'equipaggio ha avuto allucinazioni di massa. E io, beh, credo di aver visto mio fratello su un monitor della sicurezza. E questo non è possibile. Quindi hallucination saturation. Che cosa vuoi assaggiare? Che succede? Di cosa parlate, Enchant? Non ho bestemmiato comunque. Vero? Non l'ho fatto, non lo ricordo. Dove devo andare, Jack? Che non capisco. Lì? E poi? Devo tornare indietro? No! Ma mi sta prendendo in giro? Se mi fa andare direttamente là, spero di sì. Però dai. E dove cazzo mi devo teletrasportare qua? Ah, là. E poi dove? Non me lo fa fare. Dammi qua. Vuoi? Ah, vuoi disattivare. Che vuol dire no, no, vabbè, dettagli. No, sì, non corrente, però scusami. Non mi ha fatto più riattivare, quindi volevo un attimino capire. No, quello è no corrente, ci arrivo pure io. Non sono handicappata fino a sto punto. Non mi fa lanciare niente. Lo sfondo è breve. Non andare significa non bestemmiare. Allora, di qua non mi fa. Ma dai. Dai. Tutto a posto, ragazzi, tutto sotto controllo. Io sono calmissima.
uscita da gravità. Non è successo niente. Il gioco risponde perfettamente ai comandi. È tutto ok, è tutto ok. Se spunta un'altra volta il Mister Tentacolo, eh? Ma nemmeno quando vado in bagno faccio sto casino io. Lo sai chi è tuo amico, Gilla? Ma dici Dio? Andiamo, altrimenti Face si arrabbia. Gesù Cristo. Vabbè, dai, è sempre suo figlio, siamo lì. Sì, comunque ormai ne sono certo, la conferma è che... che mi pensano sempre che, insomma, sono nelle loro grazie, sicuro. Sicuro, sicurissimo. Senti, così me li mangio a colazione. Gioco. Allora, lì. Come disconnesso da Xbox Live? Ma lei è a posto, sì? Aiutami! Isaac, non può più aiutarti. Pulizia condotti dell'aria. Ripristino livelli di azoto e ossigeno. Blocco del deposito viveri rimosso. Io devo andare qua, ma non ne ho tutta sta voglia. Registro idroponica, dottoressa Cross. Non riesco a credere a quello che vedo. È una follia, una cosa assurda. Mi dirigo al ponte minerario. Ho sentito che i superstiti si sono riuniti in quel punto. Jacob, ti aspetterò là. Antigene sconosciuto iniettato nel sistema di filtraggio. Mi rifiuto. Accesso a gravità zero. Allora è proprio un buco del culo lì. Come funzionava qui? Funzionava che mi piglia schiaffi. Ma non sputava palle una volta? Ma faccio sua. Mi trasportavo lì. Ciccio, fammi spostare, va. I have a bad feeling. Ciccio.
le palle! Ma allora le sputava! Ricordavo proprio le palle io, non altro. Dai, di nuovo? Qualcosa? Sta a posto. Isaac, ce l'hai fatta. Hammond, mi ricevi? I livelli di ossigeno stanno tornando normali. Merda, è sparito di nuovo. Nessuna traccia del suo rig. Dobbiamo darci da fare. Ho un piano per abbandonare questa nave. Ho localizzato un radiofaro di soccorso sul ponte minerario. Se riuscirai a scendere laggiù e ad attivarlo, potremo inviare una richiesta di soccorso. Non lo so, Kendra, non mi convince. Oddio, non so per quanto ancora reggerà quella porta. Preso tutto? Quasi. A posto, ce l'abbiamo fatta, first try, dai ragazzi. Dai su, che lo stiamo veramente devastando. Uscita questo gioco. Zero. Masterato. Namo se ne va. Mi sa che abbiamo finito il capitolo. Scusa. Ok. Gilla fa stragire lo spazio team. E poi c'è chi non ha fede in me. Basta che non inizio come ieri, che ho fatto tutto bene e poi l'ultimo quarto d'ora morti a ripetizione. Ragazzi, sono stanca, mi fa male la schiena. Che mi fa un massaggio? Ma tu scherzi, i bastoncini del Capitano Findus sono buonissimi. Scusa, di cosa stiamo parlando? Ma come fanno schifo? Sono buonissimi! Fatti al forno però mi piacciono, belli croccanti. Fritti pure sono buoni, però sono più pesanti. Poi... mia madre una volta anni fa mi comprava i bastoncini però di totano, non di merluzzo. Erano veramente buonissimi. Dice che non li trova più. Se ci installi il radiofaro di soccorso potrai lanciarlo fuori dalla nave per ottimizzare la trasmissione. Il radiofaro è sul sottoponte di manutenzione, mentre dalla sala di comando puoi lanciare l'asteroide. No, non mi fido. No, la sala comando è bloccata. Però c'è una chiave d'accesso d'emergenza sul sottoponte di lavorazione.
Una passeggiata, vero? Non so per quanto tempo ancora riuscirò a reggere. Tu! Per quanto tempo ancora tu riuscirai a... Vabbè. Io adesso entro nel gioco e la piglio a schiaffi, sta tipa. Io che sto rischiando di tutto e di più. E questa fa il coraggio di dirmi in the face. Non so per quanto riuscirò ancora a sopportare questa situation. Lì c'è il potenziamento. Vediamo intanto qua cos'altro trovo. Il negozio, ok. Find Us, The Last of Us, ma lol, che fantasia. Medio. Vendiamo. Distanza, energia del plasma. Comunque ho quasi finito tutti i colpi, eh. Devo stare più attenta. Perché? Ah, potrei anche comprarli. Però nel frattempo mi compro un paio di nodi. Solo due. Quanti ne ho? Già 6. Energetico. Ok. Poi hai sistemato l'orario della Switch? No, Faze, grazie per avermelo ricordato. Assolutamente no. E vabbè, però vedi che si... Vabbè, non ho queste armi e insistono nel darmi queste robacce. Beh ragazzi, l'importante è che non ci sia con gorgonzola, quindi magari pizza e 3 formaggi, in quel modo mi piace. Per adesso così dovrei completare la lama al plasma però. Ok, 3 nodi e sono a posto. Anzi, 2 e sono a posto. Però hanno sbloccato l'obiettivo per la tuta che l'ho completata. Strano. No, a me non piace. Non piace il gorgonzola, devo essere sincera. Per il resto non... Ma forse per l'odore è troppo forte, non saprei, perché a volte se mischiato bene non mi dà fastidio. Dipende. A me ad esempio piace il pecorino, ragazzi. Per qualche ragione il sottoponte minerario è offline, Isaac. Vedrò cosa posso fare. Ok, ma... Dove minchia devo andare? Si capisce tutto, effettivamente, in questa mappa. Chi è? Lo sapevo, ok.
Madonna ragazzi, ma è proprio fine la malplasma. Qualcuno non mi ha droppato niente. Famoni. Sono nel posto giusto? Sì. Qui Temple. Ho trovato Elizabeth, ma nella stiva non c'è più nemmeno un mezzo per abbandonare la nave. Non fai presto. Dobbiamo trovare un radiofaro. Deve essercene uno da qualche parte. Questo è il capitolo 7, giusto? Non mi aspettava alle spalle, Ciccio. Chi è? Aspetta tu. C'è qualcuno alle mie spalle. Shit. Sbaglio, siete in troppi. Vabbè, salviamo. Volevo raccogliere la roba. Ma allora veramente. Facciamo così, va. Ok, andiamo a destinazione. Destinazione davanti a moi. Ma lì cosa c'è? Ci sono stata? Se mi fa salvare ci sarà un perché. Sentite le urla? Ecco il perché. No. Al negozio, ma si dai. Parlate di cibo, ovvero parlate di roba buona. Ma io un medipack medio lo vendo, dai. Contatto e multiraggio. Ok. Accesso a gravità zero. C'è una sicura sulla porta della zona produzione. Non potrai aprirla se non riattivi la gravità. Ma per ripristinarla devi prima togliere di mezzo quei macigni. Prova a lanciarli in quel raggio gravitazionale usando la tua arma cinetica. Anomalia distrutta. Chi è? Uscita da gravità zero. Accesso a gravità zero. Mamma, sti robi quanto mi danno fastidio.
Vabbè, poi cos'altro? Oh, ma quanti siete? Calmini, eh? C'è un cavolo. Io gli sparo, ma ragazzi. Bastardo il gioco. Allora, ricapitolando. Qui non ci arrivo. Vabbè, mi danno i crediti del cavolo. Io non voglio andare là, ma ci vado. Perché non ho alternativa. Allora. Vai. Mi viene un po' da vomitare. Distrutta. Ok, qui ce n'è un altro. Tutte le anomalie fluttuanti distrutte. È possibile riattivare la gravità. Capito, ciccia, però non si capisce niente, è veramente super vomitare. Attenzione, prima di accedere alla sala di comando, riattivare la gravità. Grazie. Se me lo ripeto un'altra volta. Attenzione, prima di accedere alla sala di comando, riattivare. Dove minchia la riattivo la gravità? E quella là. Bene. Tutto molto chiaro. Merda. No, non mi dire che escono i pallini. I burini, burini. No, 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 no. No, 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 no. No! Ragazzi, sono morta. Sono morta perché adesso stanno arrivando i cosi. Vediamo se riesco a fare una provata. Dai! Ma davvero? Ce l'ho
fatto, ragazzi? Pensavo di morire a causa di quei cosini per terra, ovvero la mia nemesi, però ce l'ho fatta. A fare veramente una provata. Tra virgolette. Vieni a prenderci la roba adesso. In certe situazioni veramente bisogna mantenere il sangue freddo. O ciaone. Allora, dove devo andare? Qui dentro? No. Dove cacchio devo andare? Di là. Il frame rate è una merda, ma poi quando invece passi alla, al vuoto, come cacchio lo chiama, veramente uno schifo. Quella è la chiave, Isaac. Ti farò entrare nella sala di comando, così potrai lanciare l'asteroide. Non scordare di collegare il radiofaro. Ho letto un altro rapporto sulla demenza dei coloni. Accesso al vuoto e si smicchia tutto. Dal pianeta. Chissà da quanto tempo era laggiù. Ok. Poi dove? Lo sapevo. Chi è? Però adesso è a posto. Dice che devo andare qui. Non dimenticate di riciclare i materiali inutilizzati. Grazie. Ok. Quindi sto tornando indietro teoricamente. Salviamo. Appena finisco il capitolo vado direttamente a lavarmi i denti. Che sto soffrendo. Ma non mi ha dato niente, sto scemo. Che tristezza. Dice che devo andare ancora più giù. Ponte D. Voglio un cannolo, ve lo sto dicendo. Un cannolo con granella di pistacchio. E magari se ci mettete anche due gocce di cioccolato, io non dico di no. Che dite? Favorite? No, la live Pokémon è giovedì mattina. Però domani io non penso di andare a fare terapia per un certo motivo, quindi mo vediamo. In caso. Non ho coso! Via! Ah, che sei scemo? Ma dove sta andando? Amici, che mica è successo? Ancora un passo gli sparerò. Ma in caso ti scrivo, su coso. O se riesci a collegare l'account del Prime. Devo arrivare al marchio. Dammi quei codici. Non ce li ho. È questo che hai fatto al capitano? Forza, sparami. Sparami. Coraggio. Idioti. È l'unico modo per porre fine a tutto questo. Ha perso la ragione. Qualcuno chiami la sicurezza. Evviva Dario! Zitto devi stare! Ma chi è? Ok, ma io ho appena salvato o sbaglio? Vabbè.
Come non ricordo, salvo. Ormai ho il trauma di prima. Zagar, aiutami tu, Zagar. Mio. Chi è? No! È il medicoso. Chi è che spara? Cioè, vabbè, guarda, è meglio se ti levi il sacco. Posso, sì? Ma io voglio i premi. Dove sono i miei premi? Oh! Isaac! Sei davvero tu? Non mi fa sparare. È passato così tanto tempo. Adesso però posso aiutarti. Vieni con me. Ciao, David! Ma... non c'eri già? Un déjà vu. Forse di stamattina. Ti ricordavo stamattina. Non vedo altro, andiamosene. Basta con sto salva. Il radiofaro è nel magazzino vicino a te. Forse posso disattivare la serratura da qui. Tu non sei la mia Nicole. Però sono finiti, mo? Ti devi muovere, Nicolina. Nicole. Cristo, cosa fai? Ma che giottata! Mamma mia, che giottata! Lei ha più bisogno di me. Cristo! Sì, però se non mi date manco munizioni. Vabbè, questo continua con i crediti. Oh, mamma mia! Obiettivo completato. Isaac, ehi, per un attimo ti avevo perso, mi avevi fatto preoccupare. Vedo che hai il radiofaro, dirigiti subito verso l'attiva mineraria. L'avevo fatta preoccupare. Ho calcolato la traiettoria. Se lo lanceremo presto, ci sono buone probabilità che raggiunga la distanza dalla quale iniziare a trasmettere.
Non c'è alcuna traccia di Hammond. Ma nelle sue condizioni non credo che sia ancora. Hammond se era andato e non ricorda. Comunque lei veramente lo vuole morto, sto Hammond. Gli augura sempre il peggio. Come lo vede lei che è radiofaro? La prossima domanda. Sicuramente è il suo ex. Che cacchio gli ha combinato? Ma io riesco a schivarli i proiettili, ma. Vabbè, ma va a cacare, vai. Guardate, guardate che roba. Non c'è niente. No, mi stanno devastando. Troppa coglionaggine in me stasera. Ricordavo questa accoglienza, devo essere sincera. In ambienti di classe A è necessario indossare indumenti. Pure li sto indossando, tranquilla. Vabbè, uno e uno due. L'ascensore per il sottoponte minerario. Si trattava di un blocco di sicurezza, anche se dubito sia servito. Ora che hai il radiofaro e la chiave, dirigiti sul posto. Ciao, sterminatore impazzito, buonasera. Da dei legami gravitazionali. Dovrai disattivarli prima di poterlo lanciare. Va bene, disattiviamo tutto come sono messa. Stanno veramente sbizzarrendo adesso, eh? Ma altri quattro nemici? Non saranno pochini questi? No, io non voglio andare di là, aspetta un attimo. Devo fare tanta plin plin. Guardate qua che c'era, il grandissimo tesoro. Danno munizioni di roba che non mi serve. Il fastidio. Dice che devo andare di là. Quindi per adesso, secondo me poi qua ci dovevo andare, ragazzi. Quindi torniamo indietro a fare quello che ci dice di fare. Lo sapevo io. Andiamo indietro. Ma staccati! Perché mi fai esaurire sto gioco? Ho deciso improvvisamente che devo bestemmiare. Ciaone. Porca puttana. Vabbè. Tutto a posto, tutto sotto controllo. No, non voglio far vincere il gioco, non bestemmierò.
Sono quasi per sudare. Speedrun. C'è troppa roba. Una brutta sensation. Allora, quel medipack piccolo io lo prenderei, quindi, e lo userei pure. Lascia. Mi stai perculando, gioco? Ecco, adesso lo usiamo. Così siamo full energy. Plasma. Plasma. Non c'è un save o sbaglio? Io non ci voglio andare. Perché è davvero un brutto presentimentissimo? Vediamo che fine fa. Una brutta fine. Rilascio asteroide. Chi è? Ti ho sentito, sai? Sono pure potenziati. Ma quella codina di merda non... Dai! Ce n'è un altro! Un'altra ancora! Ma quanti cazzo ce ne sono? Ma che c'è il nido? Una serie TV di Assassin's Creed. Speriamo sia meglio del film, però. Vado un attimo a ricaricarmi la stasi. E poi devo capire qua come fare. Una serie. Vabbè, sarà sempre una serie TV. Una serie TV Netflix. Accesso a gravità zero. Ok, allora devo. Ok. No, c'è qualcosa là pure. E poi? Non mi dite che devo attraversare sto robo? Non penso. Minchia, ce n'è uno dall'altro lato. Perché io mi ricordo che devo andare oltre? Voglio farlo.
Penso che morirò, ragazzi, adesso. Perché non ricordo che minchia devo fare. Sono convinta di dover passare all'altro lato. Anche perché ho visto i raggi blu da qualche parte. Però se passo oltre, poi dove cacchio posso andare? Merda. Non voglio farlo! Torniamo un attimo giù. Ecco, lo vedete il coso? Quindi... ma se mi avvicino me sega. Era lì. Ma si sposta forse? Non lo vedo più il raggio blu. Adesso è lì. Adesso è riapparso qui. Dai, allora. Me lo fa fare. Ah, lo devo congelare. Io non so capire. Forse è meglio. Da quello che ho capito, devo congelare qua e poi andare da qualche parte. Oltre. Lì. Sto per morire. Sto per morire. Forse no. Che minchia devo fare? Dove devo sparare? Ah, eccolo, eccolo. Ok, ci siamo, ci siamo. Non gira più? No, gira ancora. Cacchio fa? Ma che cacchio è? Ah, ce n'è un altro là per il suo Jesus. C'è qualcuno che mi spara oppure non lo so, eh. Ah, sto burino. Assicurato. Il personale non addestrato deve evacuare la zona. Dammelo! Vabbè, vaffanculo, Isaac. Uscita dai. Ah. Attenzione. Dov'è il coso? È lì. Che devo fare adesso? Rilascio asteroide? Ho fatto tutto quello che devo fare o sbaglio? Sì, mi dice che posso andare via. Che parto sì. Anche perché stai con l'ansia. Uscita da gravità zero. Non comprendo, Jack. Vabbè.
Devo fare così. Che fastidio quando non mi danno niente. Ok. Ho messo il segnalino, il radiofaro. E adesso non so che cacchio devo fare. Va bene. Posso congelare? No. La cena sarà servita in mensa. Ma che dice? Ma quale mensa? Ma chi vuole mangiare? Mi è passato proprio l'appetito. Allora, lama al plasma. Abbiamo detto di sì, che me ne mancano due. L'ho completata, dai. Perché non mi sblocca gli obiettivi? Forse anche gli spazi, quelli vuoti, devo riempire. Mi sorge il dubbio. Mi sorge veramente il dubbio. Che energia al plasma. Dovrei comprarla allora, visto che mi danno sempre crediti anziché munizioni. Ok. Spendaccione, lol. Voglio vedere se riesco a... Registro di produzione. Vice tecnico supervisore Dallas a rapporto. È l'ultimo rapporto. A potenziare la stasi. Ho visto cosa fanno. Hanno rimandato di nuovo Cyberpunk. Ma veramente, Zaccaro mi stai baculando. Se non avrò arti almeno, non potrò uccidere nessuno. No, ragazzi. No. Dite a Dawn e ai bambini. No, veramente delusione. Oddio. Il bello è che hanno fatto pure il post dicendo non ci saranno più ritardi. Ma statevi zitti almeno. Coglioni. Praticamente meno di un mese, perché doveva uscire il 19 novembre. No, dai, veramente, ragazzi, ci sto rimanendo malissimo. Quando esce invece Assassin's Creed? Ma no, devo staccare l'energia. Devo rifare tutto. Ma morissero. Dov'era il cosino dell'energia qua, dell'ascensore? Non qua. E mica sto andando. Piano.
quando esce, esce direttamente con la patch della next gen. Ah, nemmeno per quello, quindi. Non sto capendo. Quindi non è per la patch del Day One. Per le nuove console. Perché nel caso avrei aspettato con più gioia. Oh, che è? No, dai, ho sbagliato. Ciao, Beppe! Ragazzi, quindi io a novembre non so che minchia streamare. Vabbè, quella PlayStation 4 a me non interessa perché lo gioco su Series X, perché Stefano l'ha già preordinato là, quindi lo scrocco. E magari evito pure mille caricamenti, che ne so, di un'eventuale PlayStation 4. Carico 8772, lanciato. Radiofaro in funzione. Pienamente operativo, trasmette. Allora, quindi, ok, il rinvio è per la patch. Next gen. Sistema di ricezione. Perché comunque in molti. Penso di aver visto di nuovo mio fratello oggi. Mi ha salutato. Come se tutto fosse parlo dopo di statizia. Ok. Dovrei riuscire a tenere aperto questo canale. Cosa? Il sistema di comunicazioni non risponde. Isaac, puoi tornare sul ponte? Dobbiamo attivare il sistema o non potremo ricevere i segnali di risposta alla radiofaro. No, non posso comprare niente perché ho speso 200 euro praticamente il mese scorso. No, ragazzi, non ho sorda. Merda. Rilevata anomalia pericolosa. Quarantena attivata. Chi è? Altrimenti avrei ripiegato su Assassin's Creed, no? L'avrei giocato volentieri. Dead Space 2 ce l'ho per PlayStation 3, non so se ce l'ho qui su Xbox. Comunque, boh. Mi hanno sfasato totalmente i piani. Mi fanno andare avanti e indietro. Hanno rotto tre quarti. No, ma non penso di farlo. Il 2 almeno non subito, perché onestamente mi annoierebbe subito dopo il primo. Perché comunque sono giochi che durano un pochino, eh. Merda santissima! Questo perché sto a leggere di là. Dove minchia devo andare? Vado a... No, no, la run di Final Fantasy 8 l'ho già fatta. No, ragazzi. Detto proprio all'italiana, poi non Final Fantasy. Comunque, l'ho già fatta quando hanno fatto la remastered su
4. Blastenit no, l'ho appena giocato, non mi va. Ma sentite, ma se io speedrunnassi, no? Ok, ce l'abbiamo fatta e sono pure le 17:56, puntualissimi. Dai. Vuoi salvare i progressi? Sì. No, ho sbagliato. Vabbè. Non lo so, ragazzi, vedremo. Ciao Mortimo, alla prossima. Comunque, boh, abbiamo finito anche questo capitolo. Finisco con la delusione inside e outside, praticamente. Lo streaming. No, ma tra l'altro Skyrim l'ho già mollato a metà. Mi ha regalato anni fa la versione Xbox One con la giga guida da 1000.000 pagine, quella pesantissima. Poi ve la faccio vedere, bellissima quella guida. Ma l'ho mollato, però mi stava piacendo, ma l'ho mollato a metà. Comunque, ci siamo, se zitta. Usciamo. Vabbè ragazzi, ci vediamo domani mattina, non lo so, non penso, sicuramente domani pomeriggio. In caso ci sentiamo su Discord, Face, se hai bisogno di qualcosa scrivimi su Insta. Ragazzi, mi raccomando, fate bravi, buona continuation, ciao belli.